Siamo nel pistacchietto della Valle dei Templi con lo chef Gambuzza e oggi vi presentiamo il re dei dolci siciliani, il cannolo. Il cannolo è un dessert che ormai conosciamo da tanti anni, è un dolce molto conosciuto e apprezzato non solo in Sicilia che in Italia che in tutto il mondo. È un dolce abbastanza completo che racconta il nostro territorio, i pistacchi che raccogliamo qui dentro il nostro pistacchietto, le mandorle che sono della Valle dei Templi e anche qui ce ne abbiamo qualche albero pure. Parliamo di territorio. Parliamo e la scorzetta d'arancia anche. L'arancia candita, sì. E parliamo di territorio, il territorio dell'Agrigentino, della Sicilia che ha tantissimi prodotti, non solo il cannolo ma l'agricoltura molto sviluppata come anche le cantine dei vini. Le carni, il pesce, non manca niente, basta soltanto raccontarlo, un territorio molto importante. Ma possiamo rubare un piccolo segreto sui cannoli? Allora, il cannolo è una ricetta diciamo molto semplice, e la particolarità secondo me sta anche nella lavorazione della ricotta. La ricotta meno è lavorata, secondo me meglio è. Magari con gli zuccheri ci andiamo poco, andiamo gli zuccheri giusti, senza esagerare, perché come si sa il zucchero appena è abbondante copre parecchio e va a danneggiare un prodotto che secondo me è eccezionale. The cannolo. Love the cannolo, so beautiful, so delicious, the ricotta is just amazing, it melts in your mouth. But do you prefer with the almond or the pistachio? With the pistachio, because it's so fresh from the trees here, and in this region, the pistachios are amazing, so I like the pistachios over the almonds.